Nel 2019 il tema centrale per molti comparti è quello della sostenibilità. Lo è anche per il Consorzio Agrario di Treviso e Belluno, che mette in campo nuove tecnologie per essere sempre più green. Il servizio. La fiera di Santa Lucia di Piave è stata anche l'occasione per fare il bilancio dell'anno appena concluso e delle prospettive per il 2019. E per il settore agricolo non potevamo che dare voce al Consorzio Agrario di Treviso e Belluno, che con oltre 40 punti vendita tra le due province serve e assiste capillarmente la produzione agricola del territorio. Ormai se ne parla in maniera diffusa e quest'anno per noi sarà l'anno che traguarda, diciamo, una proposta che tiene conto proprio di questo aspetto. Tutti parlano di sostenibilità, ma noi già da tempo ci siamo mossi con partecipare al Rete Bionatura del Veneto e soprattutto con tutta una proposta di macchine specifiche che daranno una mano all'agricoltore per quanto riguarda questo aspetto della sostenibilità. Sostenibilità, quindi, è questo il tema su cui mantenere i riflettori puntati per l'anno nuovo. Sostenibilità e innovazione, dove la meccanizzazione permette di esercitare una cura del territorio che richiede di conseguenza minori interventi fitosanitari. L'intervento dei prodotti è uno degli aspetti. Noi stiamo lavorando su tutta la gamma, dall'acqua alla preparazione, alla distribuzione e soprattutto la grande forza che la tecnologia e la ricerca ci sta portando attraverso non solo la tecnologia in uso, ma anche attraverso la tecnologia applicata sulle macchine che in base alle varie zone usano più o meno prodotto esclusivamente attraverso la necessità di quell'area piuttosto che attraverso, diciamo, una selezione preventiva di quello che serve. Ma quali sono le macchine che aiutano la sostenibilità? Noi siamo in prima linea per quanto riguarda gli atomizzatori a recupero. È una tecnologia complessa, ma che sta prendendo piede e siamo i leader da questo punto di vista per la proposta di questi atomizzatori. Ma poi oggi ci sono macchine che disperdono i prodotti, ma che vuol dire anche i concimi ed altri aspetti, in base all'effettiva necessità del campo in quel momento, in quella stagione. Per cui a monte c'è tutto un lavoro di ricerca, di valutazione e monitoraggio attraverso le nuove tecnologie satellitari e di altro genere.